Lui si chiama Sergio Muniz, è spagnolo, nato però nei Paesi Baschi. Lo facciamo entrare con forse l'italiana più famosa in Spagna, cioè Raffaella Carrà, anche se Muniz ha nello sguardo, nei suoi comportamenti, una media di malinconia che forse derivano dalla terra dove è nato, che sono appunto, che è appunto il nord della Spagna, una terra rocciosa, bellissima, intensa. Sergio Muniz! Passeggio da sola per le strade, guardando attentamente i monumenti. Benvenuto! Grazie! Sergio. Che bella musica! Eh sì, poi veramente stavamo ricordando la Vertimüller, le parole di Arianna, no? Che ci dicono la vita è una festa, la vita è una festa. Voi avete celebrato, tra virgolette, una festa bellissima che è la riapertura del Teatro Sistina. Ora ne riparliamo, ovviamente appena arriva Massimo Vertimüller ci ricolleghiamo, tanto insomma ripeto, siamo in diretta. E come stai? Bene? Bene, felice? Bene, bene. Grande molto successo. Felice di essere tornato, diciamo, sul palco. Esatto, perché poi per gli artisti sono stati periodi veramente molto molto complessi. E, tu Raffaella Carrà non l'avevi incontrata, no? Però la ballavi, no, da ragazzino. L'ho incontrata una volta, l'ho incrociata proprio in un concerto di Antonello Venditti. Ah sì, eh? Sì, ero andato a vedere un concerto di Antonello Venditti, fantastico, dove non ha suonato il pianoforte in tutto il concerto, stranamente, uno dei pochi, e lì c'era anche lei, l'ho salutata e basta, semplicemente saluto. Senti, sei papà di Yari che ha, sì, dieci mesi. 10 mesi, sì, una meraviglia diventare papà. Si dorme pochissimo, quindi adesso che sono qua in trasferta, in lavoro, è una pacchia perché dormi. Almeno dormo. E la tua compagna l'ha lasciata sola, vabbè. Ma no, no, adesso è con i genitori, ah, per fortuna. Tutto sotto controllo. Sì, cosa hai scoperto di te diventando padre? Beh, a parte che si dorme poco, non lo so, ero già, diciamo, avevo un'esperienza già precedente, però quindi con questo bambino, diciamo, in diversi momenti dell'età di un uomo, diciamo, uno trova cose diverse. Ed è molto bello vedere come con ogni bambino è diverso, si impara sempre, perché è una improvvisazione continua. Perché tu consideri in qualche modo tua figlia, giustamente, perché sei cresciuta con te, Giorgia mi sembra che si chiami, esatto. Che è la figlia della tua prima moglie. Esatto. Ed è, lei ormai ha già 14 anni, quasi, ancora non li ha fatti, ma è già all'istituto. E sei un papà geloso della figlia adolescente? Non gelosissimo, lei è brava, dai, mi posso ritenere veramente fortunato. Vabbè, senti, vediamo subito il Teatro Sistina con Mamma Mia, perché insomma, avete rinaugurato, era stato chiuso 2 anni, noi siamo felici di celebrare le riaperture, perché sono segnali di vita importantissimi, vediamo. Per chi non lo sapesse, la storia è meravigliosa, perché anche il film con Meryl Streep del musical famoso, perché una ragazzina che si sta per sposare su un'isoletta greca, Sofia, scopre su un diario che la mamma si è intrattenuta con 3 uomini, uno si è più... Si è intrattenuta. Così, si è intrattenuta con 3 uomini. Ha avuto delle liaison. Erano gli anni 60, 70, quindi c'era amore libero. Sì, non c'è niente di male. Quindi convoca questi 3, che potrebbero essere tutti e 3, suo padre. Esatto. E tu sei uno dei 3, sei il dolce Enrique, metallaro. Esatto. Poi Henry. C'è Luca Ward e poi c'è Conticini. Ecco. Siamo 3 persone molto diverse, 3 personaggi molto diversi, che Massimo Romeo Piparo, che è regista e produttore, nonché direttore del Sistina. Esatto, ha fatto una scelta, diciamo, un po' rischiosa, ma giusta secondo me, di prendere 3 personaggi completamente diversi. Esatto, anche fisicamente. C'è questo tema che poi alla fine, insomma, non si capisce chi è il padre. E quindi tutti e 3 poi potrebbero essere il padre. Insomma, è un messaggio anche molto
Di grande apertura, di grande freschezza, apertura, bravo, di un po' irreverente sicuramente, ma l'amore si può dividere. L'amore vince su tutto. L'amore vince su tutto, vince e su questo nessuno. Amor, nessun amor vince su tutto. Senti, allora io vorrei far entrare però come nostra special guest. Guardo lui. L'amore ecco. Vince su tutto. Chi faccio entrare? L'unica in tutto, Natalia Titova. L'unica in tutto, fatto. Potevi preparare un po' meglio. Sto dicendo indiscutibile, eccola, ininunciabile. Grande Natalia, vieni da noi. Oh, mamma mia. Oh. Certo. Ma mamma mia nel senso buono. Vai, oh. Vai, dai. Tutto a posto, sono venuto. Perché si tu, balla tu, ma è un tu che sai ballare. Tutti in oh, vieni qua. Dai, su. Vieni qua. Jessica, si può non ballare? Madonna, oh Madonna, mi fa male la schiena. Jessica, la coreografia. State fa. Ho detto fai passi facili. Facciamo tutto il pomeriggio, facciamo tutto il pomeriggio. Quanto dura questa meraviglia? L'unica! Perché si balla tanto! Mamma mia! È sempre semplice le coreografie. Bravi, bravi. Se volete continuare, noi anche oggi facciamo la replica, quindi esatto, si vediamo tutti quanti a ballare alla Sistina. Venite tutti a ballare alla Sistina. Esatto, canzone, forse la più famosa degli ABBA. E che non a caso sono anche gli autori di questa Dancing Queen. Ma la cinema. Ma come fa? Massimiliano, quanti anni hai? Assai. Ma come assai? Quanti anni hai? Io sono l'unico che cerca di darsene di più perché me ne sento di più a volte, capito? Spazio giovane, da 15 a 60, oggi ho 60. Ma poi è un atleta. Non si chiede. Immagina gli altri normali, gli altri mortali che non sono atleti. Ma digli qualcosa, 43 anni già sta così ridotto in questo stato. Questi ragazzi così senza fiato, poi tu dovresti avere un fiato incredibile. Però quando cerchi di imitare, capito, la pantera... Comunque, Serena, se dovessi alzare una paletta in 10 lo darei a Massimo. Perché tu forse non hai notato, ma Massimo quando balla è proprio il minimo. Un frigorifero. No. Però adesso perché ha fatto ballando. Però la bellezza del ballo è questa, no? Che ci si può inventare anche in modi bizzarri. Ognuno, insomma, l'importante è esprimere se stessi. Tu hai fatto anche tale e quale, peraltro. Lo rivediamo insieme, dai. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. This is ground control to Major Tom. You really make it rain. And the papers want to know which hat you wear. Chi ti è piaciuto di più interpretare? È una grande lotta, probabilmente David Bowie. Perché non lo so, ce l'ho nel cuore David Bowie. Vabbè, quelle spesso odditi, capolavoro assoluto, davvero. E insomma, questo bel ragazzo se ne parte da quel di Bilbao. Sì.
Un po' di anni fa. Un po' di anni fa, non tantissimi, dai. Non... Quanti sono? Quanti sono, sono passati? Era il 95, quindi. Era il 95, diciamo, e arriva nella Milano post da bere. Un altro secolo. Esatto, un altro secolo, era la Milano post Tangentopoli, dove sì. Cominci a lavorare nel mondo della moda. Però raccontami qualcosa della tua infanzia, perché io ho nominato i Paesi Baschi, sì. Il nord della Spagna, e tuo papà faceva il... Allora, mio papà viene da una famiglia di pastori, pastori sì. Di pecore, nella zona di Zamora, centro Spagna, campi, tanti campi. E poi si è trasferito, quando era già grande, verso gli 18 e 19, nei Paesi Baschi per lavorare, per trovare lavoro. E mia madre invece già era lì nei Paesi Baschi da quando aveva 3-5 anni, era lì. Ed è vero che tu aiuta, che te e i tuoi due fratelli, no? Tre fratelli, sì, siete sì. Tutti belli come te? Beh, per me sono bellissimi, però non sono uguali, ecco. Siamo molto diversi anche lì, uno vabbè. Dall'altro. Uno più grande e uno più piccolo, che... Ruben e Diego, che sono... C'ho una anzi, frase quello piccolo è... Bel fusto, è basso, ah, sì? Però... li vediamo insieme. Dai, c'è una slide foto. Ce l'avete? Non so, una slide di foto, forse sono anche i tuoi fratelli, vediamo. Probabile. E vengo lì, da posto il zenas, da si ursura e taire vai. Da serondo, se l'andi fuga, sure bufanda ciuria. Lauteia tu gainian, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin putz, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara. Edo zein eriko jaiztetan, ah, che ricordi questa canzone. Canta bene un po'. Lautela tu gainean, ilargia kerdian, eta su... È euskera, è basco, quindi è incomprensibile anche per me ormai dopo tanti anni. E che cosa diceva, cosa dicono le parole? Ma parla di andare a fare festa, diciamo, in giro, è semplicemente due persone che si incontrano e parlano del più del meno. E... La musica non è molto da festa, però. No. Però è, infatti parlano del più del meno. Così. Perché c'è un che di malinconico. È molto in malinconica questa paesi. Canzone, infatti. E cosa ricordi della tua infanzia? Allora, la mia infanzia è stata, vabbè, nato nel 75, anno nel quale morì il generale Franco. Quindi, dittatore spagnolo, fascista. Ci aprimo al mondo completamente e quindi momento di grandissimi cambiamenti, tra i quali non tutti positivi la riconversione operaia, diciamo, di quegli anni, perché Bilbao era una città molto industriale, industria del ferro, è un po' come la Taranto, diciamo, da adesso, però... Allora, città con la operaia, Thatcher, quindi, che stava già iniziando a smantellare città tutto. Città operaia, mi stai facendo un quadro effettivamente sì, storico-giornalistico-sociologico. Non era bellissimo, infatti. Poi in più noi avevamo il terrorismo, avevamo comunque delle inquietudini, diciamo, abbastanza pesanti, diciamo, di un passaggio, diciamo, che sì, era una transizione morbida, una transizione... terrorismo dell'ETA, che era ovviamente sì. Il separatismo basco, e sì. quindi si viveva, si viveva e chiunque abbia letto Aramburu, Patria, insomma, sono libri bellissimi, uno dei libri bellissimi. E per noi era normale, per noi quando sei piccolo qualunque cosa tu vivi è la normalità, no? Cioè gli attentati erano fuori, normali per te? La notizia degli attentati non la vivevi con paura? Era normale, sono cresciuto con quello. Quindi quando poi... arrivi in Italia e vedi due che parlano magari nell'autobus di politica, dico, ma questi ma sono matti, stanno parlando di politica nell'autobus. E capisci che non è normale, che non vivevamo in una società normale. Ecco, perché aperta. C'era molto controllo, questo vuol dire. C'era, sì. C'era molta, molto... Beh, il post-franchismo, immagino. Sì. C'era una lotta, diciamo, sociale abbastanza grossa. E sì. Quando è che hai deciso che dovevi andare via? Ah, diciamo, non è che ho deciso, diciamo, ho avuto la possibilità, l'ho presa così, al volo. Com'era la Milano della moda? Era diversa. Diciamo che nel 95 Milano era molto diversa e migliorata molto anche Milano. Così come è migliorata molto Bilbao, Milano è migliorata tantissimo. E hai fatto una serie a gavetta, se non erro. Sì, due anni, diciamo, dove facevi il modello, grandi marchi, internazionali. Sono finito anche a lavorare, io non amo le discoteche, sono finito a lavorare pure là.
pure nelle discoteche. E che facevi nelle discoteche? Facevo Immagine, ma poi alla fine sono finito anche a ballare sul cubo. Serena. Quindi anch'io ballavo, ho ballato. Anch'io ho ballato. Come è finito sotto casa tua? È finito sotto casa mia, su un cartellone gigante sulla Cristoforo Colombo. Io abito da quelle parti. Cosa facevo? E che facevi? C'era la faccia di Sergio, io vado a Milano, poi per i Gazzosa per firmare il contratto, lo incontro in un bar, lui questa cosa non se la ricorderà mai, io sono andata vicino, avevo 13-14 anni, e gli ho detto, ma tu sei il ragazzo del pubblicità, sotto casa, quanto sei bello, ti auguro ogni cosa. E poi ci siamo... Te l'ho raccontato come a tale gira, quale. Come gira il mondo. Io ero piccola. C'avevo già bei gusti, 13 anni. E quindi eri l'oggetto del desiderio di tutte se ballavi sul cubo? Ma, diciamo, non lo so perché l'ignoravo. Io lì proprio andavo per lavoro. Per me era quasi una sofferenza. Una sofferenza? Ma perché? Sì. Perché una sofferenza? Non amo essere, diciamo... Poi alla fine uno impara, no? Però non amavo essere lì messo proprio in mostra su ma avevi, avevi tutte le donne ai tuoi piedi, però... Sì, beh, erano più uomini che donne, a dire la verità. Più uomini, ok. Più mai uomini, stato tentato? Ma diciamo che io sono stato sempre molto libero, quindi se avessi avuto comunque delle tentazioni le avrei accettate volentieri. Quindi non le avevi, quindi è andata così. Non avevo... Ok, non avevi quel tipo di orientamento. Ti vediamo a Sanremo, dai. Ah già, è vero. E tu quel fresco monti che accarizia la fiuda. Questo mio grido d'amore ormai limiti non ha. Il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più. Ma non dire che non senti la magia di quei momenti quando il mondo siamo noi. E di dirlo dolcemente. Così te lo dico. Deve dirlo che mi va. De esta manera. Come il vento. Con dolcura mi confondi a te ne vai. Adios. Devi dirlo che mi ami. Sì, te amo. Devi dirlo che amo. Te quiero. Una vita un po' stretta come la nostra. Questa vita siamo noi. Beh, hai cantato diciamo con i Mattia Bazzar. Sì, sì, sì. Mm. Poi ho studiato. Però intanto mi hanno messo subito lì. Beh, il vantaggio anche della bellezza, no? Sì, sì, diciamo che vabbè. C'era questa possibilità, loro chiamavano delle persone, diciamo, ad accompagnare i cantanti a Sanremo, ma hanno chiamato, io ci ho provato. Ecco. E dicevi te chiero? A quante donne hai detto te chiero nella tua vita? Ti amo? Non tantissime, non tantissime. Quante? Ah, quante, sicuramente non più di, más o menos, tre o quattro. Tre o quattro, sì. Va bene. Sì, e una sicuramente la mamma.